Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video dei pronostici Serie A, quinta giornata. Prima di tutto ragazzi, volevo fare i complimenti a Roberto Simonetta che settimana scorsa si è aggiudicato la maglietta dello Sporting Lisbona indovinando il risultato esatto di Nottingham Forest Tottenham. Quindi bravo Roberto, la maglietta è già stata spedita, ma ragazzi, per voi c'è una nuova maglietta da vincere questa settimana. C'è in palio la maglietta, attenzione, del Manchester City di quest'anno, ovviamente. Guardate che bella, che bei particolari, il simbolo, e soprattutto volete sapere di che giocatore è? Eccola qua ragazzi, Erling Haaland, maglietta numero 9. Ragazzi, per aggiudicarsi questa maglietta dovrete indovinare una sequenza di 5 partite che vi dirò durante il video, solamente con uno X o 2. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, mi raccomando, condividete anche il video. Non perdiamo altro tempo e partiamo con i primi 3 match di sabato, che sono già 3 super match che prometteranno spettacolo e saranno infuocati in vista dei primi impegni della Champions League. Fiorentina-Juventus, questo non è un derby ma è una partita dalla rivalità accesissima, perché tra Fiorentina e Juventus, soprattutto da parte dei fiorentini verso gli juventini, c'è quest'astio che dura sempre, è storico. Cosa vi posso dire? Fiorentina con 5 punti, Juventus con 8 punti, sicuramente mostrano e hanno mostrato due buone difese fino a questo momento, 3 gol subiti dalla Fiorentina, un gol subito solamente dalla Juventus. Sicuramente ci sarà un pochino di stanchezza per queste due squadre e in più ci sarà anche la testa per il primo impegno europeo. Quindi secondo me ci sarà qualche errore, ci saranno dei gol in questa partita e quindi, anche se il bookmaker non è d'accordo con me, io vi dico gol quota 1,90. Milan-Inter, direi il match clou di questa giornata, si gioca subito di sabato, anche per queste due formazioni ci sarà la Champions League e quindi ragazzi, anche qua vi posso dire che ho visto un Milan molto distratto a Sassuolo, sicuramente pensava al derby, non un'ottima prestazione ma sarà sicuramente un Milan diverso. Un Inter che invece dopo la partita con la Lazio ha messo giù la testa e ha portato a casa una vittoria contro la Cremonese, credo che anche qua ci saranno dei gol. L'Inter sta concedendo un po' troppo in questo inizio di stagione, l'attacco ce l'ha e quindi direi che può essere un derby con gol. Il bookmaker è abbastanza d'accordo con me, quindi 1,60. Lazio-Napoli, terzo big match del sabato. E attenzione perché anche qui farò più o meno lo stesso ragionamento. Turnover e stanchezza, comunque per gli impegni molto ravvicinati di entrambe le squadre, potrebbero lasciare spazio ad errori. C'è l'impegno europeo anche per queste due squadre e quindi perché no? Un gol anche in questa partita, qua addirittura a 1,55, quindi i bookmaker sono d'accordo con me, vedono il gol e secondo me ci può stare assolutamente, avendo fatto questo ragionamento. Passiamo alle partite della domenica, dove ci sono altrettante partite interessanti, un po' meno scontri diretti, ma comunque partiamo da Cremonese-Sassuolo. Ho visto questa Cremonese a San Siro e onestamente non mi è dispiaciuta neanche un po'. Comunque non ha paura di giocare a viso aperto, non ha paura di mostrare il suo gioco. Gioca contro questo Sassuolo che è un'altra squadra che sempre tende a mostrare il suo gioco e mai a nascondersi, mai a proporre un calcio difensivo. Credo che ci saranno dei gol, potrebbe anche esserci il primo punto per la Cremonese in casa, perché no? Però credo che ci saranno dei gol e scelgo un multigol 2-5 totale. E passiamo a Spezia-Bologna. Anche qua ragazzi, Spezia 4 punti, ha iniziato tutto sommato bene la sua stagione. Il Bologna che arriva da 2 sconfitte fuori casa e 2 pareggi in casa, avrebbe potuto sicuramente sfruttare meglio le partite in casa con Verona e Salernitana, però si è fatto raggiungere quasi sempre dopo essere passati in vantaggio, quindi o c'è qualcosa che non va a livello mentale, ma non credo, probabilmente c'è qualcosa da migliorare a livello di condizione. Questa condizione e stanchezza, visto come ho ragionato prima per le 3 partite del sabato, potrebbe portare a diversi gol in questa partita e quindi scelgo il gol, quota 1,66. Verona-Sampdoria, ecco qua, due squadre che sono partite molto male. Per la Sampdoria avevo previsto un campionato molto faticoso e infatti in questo momento ha solamente 2 punti, fa molta fatica a segnare. Per il Verona avrei previsto qualcosa in più, ma comunque
nelle ultime settimane ha sconvolto un pochino la sua rosa, il suo mercato, non ha più lo stesso allenatore che aveva l'anno scorso, potrebbe perdere qualcosa in questo inizio di stagione, però credo che giocando in casa potrebbe almeno portarsi un punticino a casa. Quindi vi scelgo l'1x doppia chance, quota 1,30. Udinese-Roma. Questa Roma che in questo momento si sta godendo la testa della classifica, sembra la squadra più in forma del momento, ci sarà l'impegno europeo anche per la Roma, sicuramente ci sarà da fare un pochino di turnover, però credo che comunque Mourinho farà una partita molto accorta, non avrà fretta di passare in vantaggio. L'Udinese, che ha appena vinto 1-0 in casa con la Fiorentina, potrebbe sentire anche un po' di stanchezza, ma credo che la partita si sbloccherà magari un po' più in là, ci saranno più gol nel secondo tempo piuttosto che nel primo. Quindi vi scelgo l'under 1,5 primo tempo con una bellissima quota di 1,45. Sfruttatela questa qua, ragazzi, è una quota che funziona sempre molto e ha funzionato anche l'altra volta in Juventus-Roma. Monza-Atalanta, ragazzi, questo Monza che non riesce ancora a fare punti in campionato incontra un altro ostacolo molto grosso nel suo calendario, diciamo che non è stata fortunata ad avere un sorteggio così all'inizio, tante squadre forti, poi ha perso l'Udinese in casa, forse partita che avrebbe, nella quale avrebbe potuto fare un po' di più, però ragazzi, multigol 1-3 ospite, qua secondo me ci può stare, l'Atalanta un gol al Monza lo fa, il Monza sta subendo veramente tanti gol in questo inizio di stagione. Salernitana-Empoli, ragazzi, questa Salernitana stupisce, credo che a fatica rimarrà in Serie A, ma ci rimarrà, in casa può sfruttare una bella occasione contro una sua diretta concorrente per la salvezza. L'Empoli è assolutamente una squadra rispettabile, però credo che il fattore campo farà pendere la bilancia un pochino più verso i padroni di casa. Quindi 1x quota 1,35. Chiudiamo con Torino-Lecce. Torino che ieri assolutamente non in forma contro l'Atalanta. Io avevo pronosticato un x2 solamente per la golosità della quota, ma avevo detto che comunque avrebbe potuto vincere questa partita l'Atalanta. Comunque ci abbiamo provato. Torino che ieri ha fatto un pochino di turnover sicuramente in vista di questa partita. Il Lecce, attenzione, che è una squadra temibile, può esserci l'1 o può esserci anche un under 3,5, perché il Torino, insomma, manca questo attaccante al Torino, questo bomber che assicuri sempre una buona quantità di gol. In questo momento Vlasic, Miranchuk e Radonjic ci stanno facendo delle ottime cose, però attenzione che anche l'under 3,5 potrebbe essere una buona quota oltre all'1. Va bene ragazzi, allora vi dico le partite che dovete indovinare per vincere la maglietta: Fiorentina-Juve, Lazio-Napoli, Cremonese-Sassuolo, Verona-Sampdoria e Monza-Atalanta. Ragazzi, solamente 1x2, no doppie chance, no gole over, no nient'altro, solo 1x2. Mi raccomando, scrivete nei commenti le vostre selezioni e chi le indovinerà tutte vincerà la maglietta. In caso di due o più vincitori si andrà allo spareggio nella partita, probabilmente nell'ultima, Torino-Lecce. Ma intanto ragazzi, spero che arriviate fino alla vittoria intanto. Un saluto, iscrivetevi al canale, condividete il video e una montagna di fortuna dal vostro Fantabet. Ciao!